Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Ebbene, visto che siamo quasi intorno all'ora di pranzo, prego la regia di far incominciare il filmato della sintesi di Friday Night SmackDown, puntata di venerdì scorso, quindi del 10 aprile, attraverso il mio commento. Bene, buona, come si dice, buona a tutti, ecco. Ricordo ovviamente che stiamo vedendo sia le puntate di SmackDown che quelle di NXT e di SmackDown 205 Live si stanno svolgendo presso il Performance Center. Ecco qui, belle, ci dà il benvenuto Michael Cole. Ecco, Progressive, sponsor principale WWE Performance Center. E la puntata inizia alla grande, entra qui il neo campione universale di SmackDown, Braun Strowman, che ha battuto in quel di WrestleMania 36 Bill Goldberg in pochi minuti. Sentiamo quello che ci dirà. Ecco che però ci viene mostrato un recap, diciamo, della sua vittoria in quello appunto di WrestleMania contro Bill Goldberg. Un Bill Goldberg che, come vi ho detto in tante occasioni, ovviamente ha dalla sua parte un'età non più verde. È super motivato qui Braun Strowman. Dice Strowman: mi sono rialzato, nonostante lui, Bill Goldberg, mi abbia colpito a suon di spear. Quindi adesso io regnerò sovrano con questo titolo alla mia vita. Ma ecco che viene subito interrotto Strowman da Shinsuke Nakamura, che fa il suo solito ingresso. E qui dice Nakamura, dice: "When tu hai avuto tuo WrestleMania moment, ma io, se mi consenti, voglio avere una possibilità per affrontarti." Ma ecco che compare alle spalle di Strowman Shinsuke Nakamura. Cioè, prima Cesaro, poi Nakamura lo ha colpito con una Kinshasa. Quindi è ufficiale, avremo nella puntata Braun Strowman contro Nakamura in un match non titolato. Intanto la regia americana ci mostra un episodio speciale del Dirt Sheet tra The Miz e Morrison. Ma ora è il momento dell'azione nel ring. Ecco, qui entrano le Kabuki Warriors, Asuka e Kairi Sane, che vengono attese da Nikki Cross e Alexa Bliss, nuove campionesse di coppia di categoria, che hanno battuto proprio le Kabuki Warriors a WrestleMania.
quelle fasi iniziali abbastanza favorevoli alle nipponiche. Anche se cercano di difendersi al meglio, Nikki Cross e Alexa Bliss. Povera la scozzese Nikki Cross lì all'angolino, insomma, però tende alla reazione. Va a suon di ginocchiato la giapponese Asuka. Ora provo un bandeggio a culo a Nikki Cross, niente, si ferma sul 2. Purtroppo Nikki Cross non riesce ad arrivare al cambio. Ora invece sì, ma le fasi sono ancora concitate. Kairi Sane prova a volare oltre la terza, il paletto, scusate. E ora finalmente Nikki Cross dà il tag ad Alexa Bliss. Asuka tira fuori la sua compagna Kairi Sane. Alexa Bliss ritrae Kairi Sane che la riporta sul centro del ring. Prova il suo volo, niente da fare. E ora cambio fantasma quasi tra Alexa Bliss e Nikki Cross. E dell'1-2 vincente lo scambio che poi porta al conteggio di 3, che fa sì che le neocampionesse hanno difeso con successo già alla prima sfida le loro cinture appena conquistate. Non se ne è avvertito né l'arbitro né Kairi Sane di questo cambio quasi funambolico. E ora passiamo ad altro, c'è Elias. La regia qui intanto ci mostra quello che accade, quello che era accaduto 2 settimane prima, con il volo che gli fece fare King Corbin al menestrello malinconico. Subito dopo invece le immagini di quando era accaduto a WrestleMania. E qui ci ricorda appunto Elias come vuole assolutamente esserci al Money in the Bank per provare a vincere la valigetta, quindi un'opportunità titolata. Ora invece passiamo a qualcosa di diverso. Altrettanta avvincente storia tra Mandy Rose, Sonya Deville, Otis e Dolph Ziggler. E
quelle due amiche praticamente sono diventate già nemiche. Ma credo che anche stasera avremo un rematch tra Dolph Ziggler e Tucker. E qui mostra da fotografie Tiger di Otis Mandy Rose. Ma la regia va direttamente sul match. I due si sono già affrontati nella puntata ancora precedente a quella del 10 aprile. Ziggler intona un grido di coraggio a Tiger a rialzarsi. Michael Cole ormai che si è abituato ad essere, diciamo, da solo al commento, massimo in due. Power Slam violentissima, schiacciata a terra che quasi portava la vittoria a Tiger. Molto vicino Tiger alla vittoria. Però sbaglia Tiger, subisce il calcio e Ziggler si porta a casa la vittoria. Andando qui portandoci avanti nella sintesi, passiamo invece alla sfida di WrestleMania, dove in maniera abbastanza rocambolesca aveva vinto John Morrison. Quindi a breve avremo il Dirty Sheet con The Miz e John Morrison. Eccoli qui, The Miz e John Morrison, che avevano appena finito di parlare un po' di quello che era accaduto nel Boneyard match tra Undertaker e AJ Styles a WrestleMania. Now it's single-handed.
Ma avete sentito risuonare la dim song degli Usos? Se adesso sono qua in vista. E ora abbiamo invece anche Kofi e Biggie. Salute ai titoli di coppia, Big E. Quindi Jey Uso contro The Miz, contro Big E, che poi si vedrà alla puntata della notte tra oggi e domani. Quindi annuncio importante fatto da Kofi Kingston. Ora ci proiettiamo invece al debutto ufficiale dei Forgotten Sons. Symbol molto conosciuto in quello di NXT, ormai il terzo brand della federazione, che se la vedranno questa sera contro i Lucha House Party. Devo dire che insomma questi Forgotten Sons anche in questo primo match a SmackDown si stanno dando da fare. Intanto Grand Metalik di Lucha House prova comunque a fare qualcosa. E ci riesce, le sue azioni balistiche sono bellissime, ragazzi, vi consiglio di vederlo in Monster Grand Metalik. Qui fase viva, vispa della sfida, però Metalik ora è da solo. E qui azione di coppia dei Forgotten che chiudono la contesa, quindi bella vittoria nel loro debutto. E ora qui ci ritroviamo nello spogliatoio dove praticamente Dana Brooke e Carmella hanno chiesto una chance titolata contro Alexa Bliss e Nikki Cross.
Nicky Cross ha scelto Anthem. Mentre ora passiamo ad altro, Bailey e Sasha Banks. Tamina, sì. Una Tamina snuca che non le manda a dire che hai già qualche settimana che sta puntando forte sul titolo femminile, vuole assolutamente una sfida titolata contro Bailey. Dice Bailey a Tamina: se batterai Sasha Banks avrai un'opportunità titolata contro di me, quindi altro match che vedremo nella notte tra oggi e domani. Spero vivamente che Tamina possa battere Sasha Banks. Ora invece al turno di Sheamus, vediamo all'opera Squash Match. Ecco già la Brogue Kick. Chissà che anche Sheamus possa far parte dei partecipanti nel match con in palio la valigetta. La grafica ci ricorda il match a 3 per i titoli di coppia, poi Tamina contro Sasha Banks. Daniel Bryan contro Cesaro, match di qualificazione per l'incontro con la scala, la valigetta. Naomi contro Dana Brooke, match femminile per l'opportunità per la valigetta, sempre. Poi ci sarà botta e risposta tra Sonya Deville e Mandy Rose. Ma ora è il momento del main event della serata, che come ci siamo ricordati all'inizio sarà Braun Strowman contro Shinsuke Nakamura.
Ma qui passiamo già direttamente all'azione. Ora chi sa di Nakamura, ma Strowman dice no, quindi non è finito ancora il match. E invece mi sa che ora è finito, ma a favore di Strowman, 1, 2, 3. Chi c'è? Vediamo The Fiend, Bray Wyatt. Quindi sfida lanciata per Money in the Bank tra The Fiend, Bray Wyatt e Braun Strowman. Vedremo cosa succederà. Grazie a tutti per la vostra compagnia. Domani andremo a commentare in sintesi la puntata di SmackDown. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao! Bene, cari amici, spero vi sia piaciuto questo mio commento. Ho detto sul video, sulla schedina del fine settimana che è su YouTube, purtroppo ho visto video con dimensione, capacità di dimensione abbastanza alta, 400-500 megabyte, è abbastanza difficile da caricare, quindi adesso appena terminerò questa diretta tramite il Mozilla Firefox mi scaricherò questo video sul computer e spero dovrei riuscirlo a mettere su YouTube. Comunque, sì, presumo che
di riuscire a fare già domani, come ho detto nel commento, il nuovo commento della puntata della notte tra oggi e domani di SmackDown. Che dire, i miei contatti li conoscete: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Noi ci vediamo quanto prima e niente, quindi penso aspettatevi questo video anche su YouTube, per chi magari non recupera subito ora questa diretta. Comunque grazie a tutti coloro che si sono collegati in questi 30-32 minuti e alla prossima. Buon proseguimento di giornata e buon fine settimana a voi tutti. Ciao, bye.